Buonasera mister, un punto importantissimo, una partita ben giocata da parte nostra e anche da parte del Pisa. Eravamo un po' in emergenza perché mancava qualcuno, comunque ottimo questo punto in proiezione finale. Come ha visto lei la gara? Allora, è stata penso una partita bella, è stata una partita che ci voleva per noi, che abbiamo trovato un avversario veramente mai domo, ma un avversario di un'aggressività diciamo molto alta, ed era le partite che in questo momento qua noi abbiamo bisogno, perché comunque dobbiamo alzare un po' l'intensità, dobbiamo alzare un po' la cattiveria, bisogna alzare la capacità di domare una squadra così aggressiva come il Pisa. E oggi noi siamo stati bravi perché comunque abbiamo tenuto botta a una squadra organizzata, una squadra che ci ha messo in grande difficoltà. Siamo stati anche fortunati perché comunque hanno fatto veramente una gran partita la squadra del Pisa, quindi faccio i complimenti a loro, perché oltre all'intensità delle aggressioni, oltre all'intensità della partita tutta, hanno messo anche qualità, perché quando ci attaccavano in tanti uomini, quindi bisogna dare atto insomma di questo fatto. Ma noi da parte nostra siamo stati attenti, siamo stati diligenti. Chiaramente l'avevamo detto che trovavamo una partita di questo tipo, però non siamo ancora pronti per fare ancora meglio di quello che abbiamo fatto. Però dobbiamo essere contenti per il punto che abbiamo raccolto e ci prepariamo per le prossime partite. Mister, come ha detto lei, risultato giusto, probabilmente il Pisa è riuscito a raggiungere il Catanzaro forse nel momento migliore della ripresa dei giallorossi. Sì, perché magari avevamo superato magari quella grande intensità che avevano messo loro nel primo tempo. Però è chiaro che, voglio dire, bisogna essere anche, diciamo, onesti, che magari loro hanno avuto molte più occasioni di noi, quindi di conseguenza va bene il punto. Però a me mi va bene proprio il tipo di partita che è venuto fuori questa sera, perché noi dobbiamo lavorare adesso su queste partite, su squadre che spingeranno al massimo come ha fatto il Pisa questa sera. E quindi noi dobbiamo ancora prepararci ancora meglio su queste partite. Mister, gran bella partita, due squadre forti, che insomma, il Pisa ha voluto fortemente questo pareggio. Nella conferenza stampa pre-gara lei ha detto: voglio che il Canzero alzi l'asticella. L'ha alzata l'asticella secondo lei in questa partita? No, il discorso è, l'ho detto prima, era la partita che a noi serviva. Serviva perché comunque dobbiamo essere bravi a giocare con queste grandi squadre così motivate, così ben organizzate. Dobbiamo essere ancora più bravi. È chiaro che le partite che andremo a fare da qui alla fine dell'anno saranno tutte partite di questa intensità, quindi noi adesso ci dobbiamo adattare a sopportare questa pressione che abbiamo ricevuto oggi. Dobbiamo essere bravi a giocare sotto pressione come abbiamo fatto oggi, ma lo dobbiamo migliorare. Perché non è che, cioè, voglio dire, adesso il calcio è fatto anche di situazioni che ti devi adattare a certe difficoltà. Oggi le abbiamo un po' patite, le abbiamo un po' subite, e quindi ci farà scuola sicuramente questa partita. Brighenti si è fermato? Sì, Brighenti ha avuto un affaticamento al quadricipite, ma bene o male anche lì. Oggi ho visto i dati un attimino della partita, siamo andati un watt e mezzo in più di tutte le altre partite del campionato, quindi abbiamo spinto tanto, i cambi sono stati quasi tutti un po' forzati, quindi di conseguenza dobbiamo recuperare subito le energie, perché abbiamo la partita fra 4 giorni, quindi di conseguenza ci dobbiamo preparare in fretta.